Il Milan sta vincendo 1-0 in casa contro l'Empoli, gol decisivo fino a questo momento da parte di Kalulu, prima rete stagionale per il terzino francese. Però bisogna dire che non è stata una bella partita, soprattutto nella ripresa. Milan in difficoltà in più di un'occasione, arriva sulla tre quarti e non riesce a sfondare il muro dell'Empoli, che nella ripresa ha retto molto bene. Nel primo tempo molto meglio il Milan, che ha gestito la palla. È stato un Milan che sostanzialmente non ha avuto grossi problemi, Maignan praticamente non ha mai fatto una parata nel primo tempo. Nella ripresa invece ha iniziato Maignan con un miracolo, con quel colpo di testa di Luperto, la spizzata di Luperto che ha visto Maignan tuffarsi e parare il tiro, salvando il Milan. Poteva essere il gol dell'1-1. Milan, che ripeto, non ha fatto una grande partita, ma sta vincendo ed è la cosa più importante. Alla fine conta solo vincere. Si sa il peso di queste partite in questo momento non facile della stagione. Milan, che sta conducendo la gara, mancano più o meno 2 minuti alla fine della partita. I tifosi qui allo stadio stanno incitando i rossoneri, 48.000 tifosi allo stadio San Siro per sostenere il Milan, per incitarlo in questi momenti non facili. C'è da dire però che contro l'Empoli, come al solito contro le piccole, il Milan ha qualche difficoltà di troppo. Va detto che in casa la squadra di Stefano Pioli segna anche poco, perché nelle ultime 3 partite ha segnato un solo gol contro la Sampdoria, vincendo 1-0. Un solo gol contro l'Udinese, ma partita poi pareggiata 1-1, e questa sera sta vincendo 1-0 contro l'Empoli di Andrea Azzoli, che nella ripresa ha sfoderato comunque una buona prestazione. Stefano Pioli, come al solito, ha provato a cambiare la squadra nella ripresa, mettendo Brahim Diaz al posto di Kessié, inserendo anche Rebic al posto di Leao e il solito Salemakers al posto di Messias. Sono praticamente i cambi su tutta la tre quarti. E poi ha cambiato anche l'attaccante, perché è entrato Zlatan Ibrahimovic al posto di Olivier Giroud. Per questi ultimi 10-12 minuti di gioco Ibra quindi ha un po' aumentato il minutaggio rispetto ai 5 minuti di Napoli, ma sostanzialmente ancora pochi minuti per Ibra, evidentemente non sta ancora al meglio. Non è entrato Capitan Romagnoli, il capitano di questa sera è Calabria. Manca davvero pochissimo al fischio finale, la partita non è affatto semplice, non è affatto chiusa, perché l'Empoli sta comunque spingendo, sta cercando in tutti i modi di farsi pericolosa, ma il Milan vuole reggere il risultato, anche perché sarebbe un risultato fondamentale. Ottenere una vittoria oggi vorrebbe dire davvero tanto, vorrebbe dire volare a 63 punti. Mancano davvero pochi secondi, il Milan sta cercando di resistere con tutte le sue forze. C'è da dire che anche al centrocampo Tonali non ha fatto una prestazione clamorosa, è un po' più sottotono rispetto alle ultime settimane, mentre Bennacer ha tirato fuori l'ennesima grande prestazione. Ma secondo me il migliore in campo è stato Kalulu, che insieme a Tomori hanno eretto un muro per non far passare niente. E quindi è un Milan che si fa forza sulla propria difesa, che fa leva sulla propria difesa per condurre in porto un altro risultato importante. Manca davvero pochissimo, il pubblico di San Siro sta invitando l'arbitro Chiffi a fischiare, il fischio che non arriva ancora, vediamo quanto durerà ancora la partita. Finisce qua, il Milan vince 1-0, gol di Kalulu, gara sofferta, vittoria sofferta ma vittoria fondamentale per il Milan, che sale a quota 63, staccando ancora di più l'Inter e il Napoli, che giocheranno nella giornata di domani, ma la vittoria è pesantissima perché sono 3 punti in
importanti per la corsa scudetto. Ora mancano 9 giornate alla fine del campionato. Milan vince 1-0 in casa davanti a 50.000 spettatori grazie a un gol di Kalulu, il primo gol con la maglia del Milan in Serie A in questa stagione, a suggellare il momento d'oro, il momento fantastico del difensore francese. Milan batte Empoli 1-0.